Presso la sala dei notari è stata celebrata la giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo, evento organizzato dal team di prevenzione a tali fenomeni dall'Istituto Comprensivo Perugia 3 San Paolo, con la presenza della preside Morena Passeri, dei docenti Angela Lupattelli, Lucrezia Afferrante e Anna Rosaria Cruciano, coordinate dalla vicepreside Stefania Marinelli. L'evento è stato realizzato in collaborazione con il sindacato di polizia SIULP e l'associazione Libertas Margot, rappresentata dal responsabile delle scuole Roberto Carlotti. Secondo gli organizzatori, il miglior apprendimento del fenomeno per i ragazzi deve passare attraverso gli esempi credibili, coerenti, veri, come tutti quelli che si sono confrontati con i 220 studenti della Scuola San Paolo che hanno gremito la sala dei notari. Sul palco dei relatori e testimonial sono intervenuti il maestro di box Gaggioli Alessio, accompagnato dall'atleta campione nazionale Nurdina Manà, il grande atleta Luca Panichi, campione di scalata in carrozzina, Luca Aiello, ultramaratoneta accompagnato da Panichi David, arrivati in sella ad un tandem da Corciano, Roberto Cammerelle, pluricampione olimpionico di pugilato e direttore sportivo della Polizia di Stato del settore box, e Fabio Ventura, 7 volte campione mondiale di karate per disabili categoria non vedenti. Questa è la prima di una tappa di un progetto che poi verrà portato avanti dalle insegnanti in classe, che partirà appunto da questa esperienza che i ragazzi fanno questa mattina e poi ovviamente ci sarà un lavoro portato avanti dalle insegnanti con delle letture, con dei momenti di tempo del cerchio, dove i ragazzi rielaborano anche sulla base di questa esperienza le loro esperienze personali. La scuola si è anche strutturata attraverso un monitoraggio, perché il team del bullismo che abbiamo creato è un team che lavora durante tutto l'anno scolastico attraverso anche delle bully box, che sono appunto delle cassette dove i ragazzi possono scrivere anche in maniera anonima se hanno problemi, se hanno subito bullismo, oppure, che è una cosa molto interessante, anche chi invece lo attua il bullismo, perché il bullo, come ho detto anche prima, è un ragazzo che ha bisogno d'aiuto, e quindi perché no un gruppo di classe che lo aiuta a rendersi consapevole e cosciente di quello che sta facendo, delle azioni che sta facendo. Ecco, lavoriamo molto anche nel team classe proprio per sensibilizzare in maniera concreta i ragazzi di fronte a questo fenomeno, che è un fenomeno che ha delle dimensioni allarmanti. L'esempio e il coraggio sono stati declinati nella loro autentica, originaria accezione, intesa come coraggio di fare sempre al meglio il proprio dovere, sapendo che ciascuno comunque rappresenta un esempio per il compagno di banco, per gli altri del gruppo. Si può scegliere di essere un esempio positivo o negativo, è una scelta. Una citazione a parte merita la dottoressa Emanuela Mari del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, che insieme ad Angelo Biondo, responsabile del settore comunicazione e formazione del SIULP Umbria, hanno sapientemente collegato e contestualizzato tutti i vari interventi. I giovani studenti hanno partecipato attivamente con attenzione alle esperienze riportate dai testimonial e hanno formulato domande ai personaggi dello sport. I docenti sono assolutamente convinti che questo incontro rappresenta un passaggio educativo di grande valore per i giovani, auspicando che con questo evento incontro riescano a trovare sempre il coraggio di realizzare i loro sogni. Gli organizzatori hanno poi ringraziato lo staff del sindacato di polizia SIULP, rappresentato dai segretari provinciali Massimo Picci e Alessio Agostinelli.